Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Dishonored Death of the Outsider e dobbiamo continuare con i contratti, ne abbiamo ancora due, Ruba la profezia e Alvaro e l'abbazia da fare prima di poter continuare con la principale che però è qua sotto, elenco dei manufatti. Allora io direi di andarli a leggere visto che è qua, perché poi credo di dover entrare all'interno dell'edificio, del conservatorio per fare quella. Mentre l'altra, non lo so, andremo a vedere dov'è, perché è più vicino anche. Ok, allora, leggo questi cosi e poi andiamo a fare le altre secondarie, prima di procedere come al solito con la principale. Ora, se io vado lì, quel signorotto lì si fa i cavoli suoi, così sembrerebbe. Quello che mi dà un fastidio, che voi non avete idea, è che tutti questi sacerdoti sono dotati di quel dannato elmetto che non mi permette di usare le mie frecce. Dannazione. Non gli sparerei volentieri anche in faccia io a sti genti inutili. Allora, però potrei fare questa cosa qua io. Aspetta, Allora, non ce n'è uno da solo. Se ce n'è uno da solo. No, quello viaggia, non ce n'è uno da solo. Quindi. Oggi le chiederò ancora se questa è davvero la via che ha scelto. Quindi posso solo sperare che l'esterno non l'abbia già presa. Se io faccio così, è presunzione. Ho sbagliato tantissimo. Volevo fregargli la faccia. Vieni come. Non siamo fratelli. Ok. Era questo ciò che dovevo dire. Fratello, ora provo rimorso. Mi tormenterà tutta la notte. Darò un'occhiata. Dai. Sto di spalle. Ah, salve. Pensavo che darò un'occhiata in giro volesse dire mi sposto da qui e faccio un giro, non che guardo. Non puoi nasconderti per sempre. Non che ti guardi intorno e basta. Mica è salita, Mica sale. Chi m'ha visto? Uniti contro gli spiriti dell'ignoto. Sempre lui, bene, meglio. Volevo proprio farlo spostare, Saluti. Era proprio quello che volevo, guarda. Che ti spostassi da sto buco. Perfetto. Ora ne ho visto uno anche là, però. Eccolo. Veloce. Salve! Cosa? Sono fortissima! Questo coltello qui è tipo devastante. Cioè, è veramente, puoi fregartene altamente. Volevo lanciarlo io, però, Billy. Puoi fregartene altamente di tutto e tutti, perché tanto non ti vedranno. Cioè, non possono nulla contro questo coltello. Non possono nulla. Inutile. Aspetta, avevo visto dei soldi. Ciao ratini. Me l'avete già detto? Pensiero stupendo, no? Ma mentre parlate io faccio cose, allora. Saluti. Venga giù anche lei. Andiamo. Ecco qua. Che okay, vado a buttare tutti nella fontana, dai, chi se ne frega. Peccato, perché nella fontana scorsa me ne manca uno. Ne ho perso uno per strada. Boh, forse l'ho già gettato, non lo so. Dicevo, nella fontana dell'episodio scorso la gente... Ah, eccolo, vedi dove è caduto? Beh, lasciamolo qua, questo, chi se ne frega. La gente sprofondava in un millimetro d'acqua, qui invece c'è tantissima acqua, ma galleggiano, che cacchio. Uno vuole fare le cose fatte bene e non glielo lasciano fare. Sorella Roswin tiene dei documenti nell'ufficio della curatrice. Devo trovarli. Ma lo faremo dopo. Adesso andiamo a cercare lì Alvaro. Questi... L'ho già letto.
Perché non mi ricordo di averlo fatto? Mi ricordo assolutamente. Ok, Billy, ora piano, perché io non lo so qua cosa c'è. Vedi, c'è un tipo. Dovevo rubare la faccia di qualcuno, dannazione. Non c'è nessuno qui che posso rubare? Troppo lontani, troppo lontani. No. Di qua? Ah, qua saranno le fogne. Ciao, rattini! È probabile. Mamma mia, perché mi ha inquietato tantissimo? Tutti ci temevano. Mamma mia. Busso. No. Apro. No. Busso. No. Gli rompo la faccia. Quello potrei farlo, gliela spacco tutta. Allora, non saprei come entrare qua dentro però allora, perché c'è un tipo. Ci sarà una via alternativa, io suppongo, no? Provo a passare per di qua. C'era un tombino, l'ho visto, ecco qua. Vai, provo a passare per di qua. Vediamo dove si va. Ah no, di qua dovrò passare, sicuro. Hello? Vedi? Questa è la via che ho letto prima, dei contrabbandieri, sicuro? Vero? Dimmi che è la via dei contrabbandieri, dimmelo. Che è questa? Prendi cos'è? Non lo prende, vabbè. Niente, granata sì, granate. Ok, l'ha preso. Non sono mai troppe le granate. Pure? Ne bastava uno, devo farne due. Ok. Allora, salve. Ah, lei è quello. Oh, ho girato la porta, perfetto, vedi. Ok. Signorotto, mi scusi. C'è altra gente? No, sono quattro. Sono quattro. Quello lì non mi piace. La roba lì. Come posso? Mi spiace averlo perso. Una ha sputato in faccia a fratello Carlotta dicendo che non avrebbe compensato. Lo ha fatto davvero? No, le abbiamo tagliato la lingua. Ok. Porcaccia, lo sapevo che si sarebbero mossi prima o poi. Scendi! Scendi giù! E niente! Sa, andiamo, ti porto io allora, maledetto. Pezzente. Questa è una porta che si apre. Ok, l'ho aperta senza... Sono imbecille, lo so. Volevo guardare se c'era qualcuno prima di fare questa pazzia incredibile. Però fa niente. Data bene, non c'era nessuno. Questo è incenso che mi dà fastidio? Boh. Non sembra. Allora, fammi un po' vedere. Questo è di schiena. Quello no però. Cavolo. Ok. Signore, non fischi così forte, mi dà fastidio. La smetta, niente. Sono un ninja fortissimo. No, dai, ok. No, 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 io stavo facendo un'azione stealth molto seria, che ora ha perso di concentrazione, quindi fallirà fortissimo. Ok, ok, è andata... È andata alla grande. Ok.
Non puoi semplicemente cadere di sotto. Grazie, gentilissimo. E ora, sperando che non ci sia nessuno, facciamo così, va. Ho sentito tossire, spero che stesse tossendo lui. Perché io voglio lanciare, mi piace questo pugnale, voglio lanciare, no, non posso, vedi? Però di sopra, dai. Voglio lanciare una spadata laser. È troppo bello questo pugnale, lo devo usare. È fico. Facciamo così. Taran, 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 taran. Non è la stessa cosa, ma fa niente, dai. Gli ho lanciato una spadata laser all'interno del corpo, vedi? Ciao, ratini. No, volevo... Qualcuno mi aveva detto, non è che i ratti ti mangiano i cadaveri? Eh no. Ci passano, lo compenetrano tutto, però. Là. Le canzoni fanno male anche a loro. Che siano le canzoni quelle... Vi ricordate che nel 2 c'erano i sacerdoti musicali, tra virgolette, che avevano quei dispositivi che facevano le antiche canzoni che bloccavano i poteri? Che dessero fastidio anche a loro questi suoni, queste melodie. Probabile. Magari sono anche loro sensibili a quel tipo di musica, dato che anche loro sono palesemente controllati dall'oblio. Vedete? La terapia musicale per rimuovere l'atteggiamento ostinato e l'attrazione per la magia nera. Loro hanno la musica sacra, tra virgolette, come la chiamano, la musica antica in realtà la chiamavano. Che può bloccare i poteri e può dar fastidio comunque ai possessori del marchio. Che schifo! Bleee! Schifo, schifo, scappiamo via Billy, Billy, scappa, scappa. Che schifo, lontano da quei foglietti. Questa prigioniera se la meritava tutta la terapia musicale, tutta. Ok. Un'altra strega morta. Cos'è? Cos'è? Fratello Cardossa dice che... Fratello Cardossa? Cos'è, fratello Cardossa? Però sembra puccioso, gli darei un accarezzino, sapete? Corpi corrotti rigettano la purificazione. Qualcosa da dire? Ah, ecco cos'è, quella creatura lì. Fico. Io però sto qui a cianciare, mentre di là c'è gente che potrebbe anche mettersi a camminare. E quindi mi servirebbe fare uno, due. No, io ho tolto, ok. Questa sarebbe la cura. Ok. Ma, povera, è un po' deceduta secondo me. Altro che cura. Ah, ce n'è uno anche qua, vedi? Evidenzio. E lì c'è il varo e credo siano solo loro tre. Non sprecare la tua pietà con loro, fratello. Hanno scelto di servire l'esterno. Non ho nascondigli, però, qua. Meritano di morire. Oh, ok, bravissimi. Bravissimi. Bravissimi, muovetevi. Stavo per lanciare dentro una di quelle granate che... Aspettate. Quelle... dove stanno? Che non ho ancora provato, non so cosa facciano queste. Che agganciano i nemici. Io vorrei sapere dove li agganciano, al soffitto. Quasi, quasi, una... Adesso ne lascio uno e una la provo, dai. Vediamo cosa fa. Non ne ho idea mai di cosa possa fare quella roba lì. È che comunque sia, si sono mossi, ma non mi stanno dando modo di agire. Ho fatto una stupidaggine? Ho fatto una stupidaggine? No, ok. Ok. Cavolo, sì, ho fatto una stu... No, non lo fa. Prendilo però bene, e vabbè. Perché non l'hai... Perché non l'hai preso bene? Alto là! Alto là, sudore! Devo andare via da qua! Cos'è appena successo? Cos'è appena... Mi è esploso un uomo... addosso? Cosa... Cosa? Non lo so, signore, anch'io sono stata abbastanza... Sono abbastanza allibita da tutto quello che è successo. Non ne ho idea. Non ne ho idea proprio. Mi sono avvicinata a lui e siamo esplosi tutti. Qualcuno è a terra. Salute.
perseguito. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ti vedo. Anch'io. Hai un volto. Ho un volto! Vedo nella parte più profonda di me. Fammi uscire da questa gabbia. Allora, io sono ancora... Senti, c'è una porta. No, no, salve, aspetta. Non mi interessa. Sì, non mi interessa. Non mi interessa. Signorina, non compro niente. Non c'è la porta da chiudercela dentro, no? Va bene. Sono rimasta... Apri la porta. Apri la porta. Stranita da questa cosa. Cioè, come... cos'è successo? Io mi sono teletrasportata lontano da una bomba e l'ho portata con me, praticamente. Come... come funziona sta cosa? È esploso tutto qua. Alvaro è la base... No, non c'è Alvaro. Non c'è Alvaro! Ricordo di quando la sentiva a Downwall. Era come... avere delle lame che ti scivolano sulla pelle. È questo pelle. Alvaro? Ma non c'è... non c'è Alvaro! Alvaro? Che cosa... Aspettate. Devo mettere fratello Cardozza lì sopra. E dov'è fratello Cardozza? Scusami un po'. È uno di questi? È morto! Sacerdote senza vita... Ho dato il suo nome a un albero e lui è avvizzito. Non so chi sia Cardozza. Cioè, io sono esplosi tutti. Però non ho fallito la missione, giusto? Quindi è ancora in giro sto costui. Mi serve una chiave. Ma stia buona lei. Per l'amor di Dio, si calmi. Sono qui per salvarla, volevo dire. Mi scusi. Faccio confusione, sa. La sento. La sento nelle ossa, nel sangue, la musica. Chi se ne frega della musica? S'agitano nel nido, grida di fare, pance vuote. Pancette, no, scusate. Pancette, bruciate piano. Hello! No, non posso, non costringetemi. Prima uccidimi, uccidili per tutto quello che mi hanno strappato. Se mi vedono ancora... sono morta. Mi troveranno. Possono vedere tutto, anche nella mia mente. Ma non se sono tutti morti. Resta qui, mi occupo io di loro. Posso aspettare? Sì? No, non posso. Non posso aspettare. Uccidili tutti. Mi troveranno. Possono vedere tutto, anche nella mia mente. Ma non se sono tutti morti. Resta qui, mi occupo io di loro. No, voglio che lei resti qui perché non voglio che mi faccia dei casini. No, non posso. Non posso aspettare. Tu resta lì. Sì, sì, ci penso io, ma tu resta lì. Non ti azzardare a farmi dei casini. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Volevo cliccare quella cosa qui che mi sembrava un osso di balena, invece ho cliccato la mola. Aia, qui hanno fatto cose brutte con le mosche del sangue. Ma scusate, Alvaro la... Sì, ma io dove lo troverei sto signorotto? Scusate, sto signorino qui che devo metterci sopra. Chi è? Dov'è? Quand'è? Perché? Soprattutto. Devo trovare il fratello Cardozza. E chi cacchio è fratello Cardozza? Non me lo indica. Mi indica solo la sedia. Sacerdote. Sacerdote, morirete tutti, sacerdote. E prima che mi svanisca, voglio anche... non ce l'ho fatta. Ok, sì. C'è un amuleto. No, no. No, 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 no. Dove? Non lo vedo. Ah, eccolo, vedi? No, moneta. Amuletto, ok. Allora, io vorrei prendere questo signorotto e fargli un saluto molto affettuoso.
Ecco qua. Chi è? Credo che qua verrà una pila di morte e devastazione che voi non avete idea. Fischia, fischia. Madonna, ma Billy, ucciderli in modo un po' diverso, no? Conosci solo questo modo per farli fuori. È stato bello farli in un modo un po' più fantasioso, dai. Tu dormi qua col tuo collega, vai, vai. Allora, vediamo un po'. Non ho più fatto controlli in realtà per vedere se c'è altra gente, ma vabbè, dettagli. No, stanno solo loro due. Ok. Questo va tra i libri di storia, altra botanica. E questo invece? Storia de... Ho sbagliato. Cultura, attrezzi e metodi. Potrebbe essere allora, utile. Allora, vediamo di farli muovere un po' perché qua... Cos'è questo? Orto. Sembra interessante. Da. Dori. Da. Cos'è stato? Mi andava di ucciderli in modo un po' diverso, dai. Tutti nello stesso modo li accoltella. Ecco qua. E che schifo, perché lo devi tenere così? Perfetto, vedi? L'ha fatto. E ancora una volta stiamo avendo conferma di quanto questi sacerdoti siano inutili e stupidi. Loro come sentono la possibile presenza dell'esterno da qualche parte iniziano a bruciare, torturare e uccidere persone, perché non bisogna permettere all'esterno di allargare, diciamo, la sua influenza, anche se probabilmente l'80% delle persone che sono state uccise e bruciate da questi soggetti non sanno neanche cos'è l'esterno, probabilmente non sanno nemmeno se esiste o meno, è solamente una diceria nella loro mente. Però per i sacerdoti è sufficiente, quindi a morte a tutti quanti. Ed è questo il motivo per cui odio i sacerdoti, non me ne frega nulla, moriranno tutti quanti. Come sempre vi chiedo sotto di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.